proprio una ripartita, perché si aveva paura che perdendo anche quest'anno proprio ci finissero le forze, perché è stato un anno e mezzo, diciamo, proprio snervante a livello psicologico, perché effettivamente sì, se andava a Mecinetta, però si deve sempre girare qui. Si è perso nelle nostre girate, che 3 o 4 volte all'anno andavamo a giro per l'Italia a fare nuovi percorsi come quelli che vengono qui da noi, non si andava da altre parti. Sicché, diciamo, cioè, si riparte, si prova e si riparte. Se si riesce a ripartire, tutti quelli che verranno saranno ben accetti, perché si capisce che ancora c'è tanto timore, si vede anche nelle manifestazioni che sono state fatte anche prima di noi, che c'è tanto timore ancora fra i ciclisti a andare a presentarsi, portarsi. Detto questo, infatti, c'è una cosa che diciamo ci fa piacere, che sicuramente ci sarà il raduno dei camper organizzato dalla rivista Cicloturismo, che si troveranno a San Gimignano. Sarà la prova, diciamo, riservata anche ai ciclocamperisti, che c'è un accordo con questa rivista, con le attività di camper noleggiatori, che andranno incontro a chi volesse adoperare i camper e venire alle manifestazioni, perché con i camper siamo un po' più liberi, se uno ci pensa, non ha l'obbligo del ristorante, dell'albergo e quant'altro. Sicché, ecco, questa è un'altra iniziativa, diciamo, attaccata collateralmente alla nostra Gran Fondo, e noi si spera tanto in questa ripartenza. L'abbiamo cercato di portarli proprio nel centro di San Gimignano, il più centro non potrebbe essere, e sicché speriamo che tutto vada bene, dai. Al momento attuale, diciamo, non abbiamo direttive specifiche, perché da qui alla fine di agosto non si sa, si vive, diciamo, si naviga a vista. Navigando a vista aspettiamo l'ultimo momento. Sono state fatte tutte le richieste, quelle, diciamo, regolari, alle prefetture, alle province e quant'altro. E poi negli ultimi giorni ci siamo, diciamo, riproposti di risentirci, di rivedersi e vedere quello che sta succedendo. Certamente, se le cose stanno andando avanti così e tutto sarà libero, per noi diventerà la grande festa che è sempre stata, e la festa per tutti, che qui ci potremo mettere tutti a sedere dentro il cassero e poter mangiare un piatto di pasta e tutti i nostri tipici salumi che abbiamo qui della zona. Sulle adesioni noi pensiamo, stiamo lavorando su 500-700 partecipanti, se poi saranno di meno, se sono di più, va bene sempre in tutti e due i casi.